dove si è conservato, sempre con queste architetture antiche, classiche, giganti, con dei riquadri rappresentanti dei paesaggi, castelli in rovina, dove ci sono delle foreste che riprendono il potere sui paesaggi, sulle architetture umane, prendendo ispirazione dall'Arcadia, corrente poetica molto diffusa nel Seicento. Si vede anche di un fiume con sempre questi castelli. Poi c'è questa villa con dei vigneti che sembra quasi reale, molto, molto reale. Magari potevano essere delle vere proprietà della famiglia cittadini che aveva in varie zone della Lombardia, magari lì sulle colline, quindi immaginatevi sulle prealpi, cioè aveva dei possedimenti anche lì.